con tutte le assolute presunzioni di innocenza che sempre sono doverose, e ripeto, senza che da parte mia mai vi sia stata il minimo sospetto di comportamenti meno che legittimi sia da parte di Borraso che da parte di Brugnaro, per quello che li ho conosciuti. Premesso questo, è chiaro che un sindaco che ha tanti e così complessi legittimi interessi da tutelare e da difendere si trovi in una situazione molto complessa quando fa il sindaco. Un imprenditore del calibro di Brugnaro non dovrebbe fare il sindaco. Lo pensa, come lo sostengono in realtà in molti dell'opposizione da anni, anche l'ex sindaco di Venezia Massimo Cacciari, che col primo cittadino ha avuto a che fare in più occasioni, così come con Renato Boraso, che fu presidente del Consiglio Comunale durante la sua legislatura. Uno può fare tutte le blind society di questo mondo, può fare tutto quello che vuole, che rimane un personaggio imprenditoriale importante che ha interessi profondi e del tutto legittimi in ogni settore. Una persona che ha tanti e così diffusi interessi imprenditoriali è bene che non faccia il sindaco. Dopodiché, altra cosa sono le accuse a Borraso, che mi auguro davvero, anche per amicizia e per simpatia con Borraso, che si dimostrino infondate. Poi l'ex sindaco commenta la richiesta di dimissioni a Brugnaro da parte delle opposizioni, a cui in aggiunta lancia un chiaro messaggio. Se non dovesse succedere niente, che cosa dovrebbe accadere? Insomma, perché onestamente, perché dovrebbe dimettersi? Che le opposizioni pensino a questo punto di presentare una squadra, una candidatura decente. Tra un anno si andrà a votare nel 25, la carriera politica di Brugnaro è certamente finita, questo non c'è dubbio alcuno, credo sia il primo a saperlo e riconoscerlo, non solo per questo ma anche per tutte le stupidaggini che ha fatto, il gruppo dei moderati eccetera, no? Quindi è chiaro che ci sono tutte le condizioni per un cambio di guardia al Comune di Venezia, ma dipenderà da come giocano, perché se giocano come le ultime volte, allora sono spacciati. E intanto chiama alla prudenza il presidente di ANCI Veneto, Mario Conte. Credo che la parola d'ordine sia prudenza, nel senso che ci sono delle indagini in corso, è giusto che venga fatta chiarezza. E in questo momento io francamente non ho elementi per poter giudicare la vicenda. Spero che quanto prima venga fatto chiarezza. Se qualcuno ha sbagliato, come sempre è giusto che paghi. Se qualcuno non ha sbagliato, è giusto che gli venga restituita anche la serenità.